un blocco alla spalla sinistra. Prima si pensava potesse essere una ernia che mi bloccava l'arto, poi invece è iniziato dopo questo blocco una tremore al mignolo sinistro della mano e poi anche al piede. Io, siccome sono un'infermiera professionale, ho pensato subito che potesse essere Parkinson. Mi ricordo che il medico, una persona molto simpatica nel modo di fare, mi ha detto: signora, le do questa pastiglia, questa pastiglietta, e vedrà che si sentirà meglio. Ci vediamo tra un mese. Non mi ha detto che avevo la malattia di Parkinson, mi ha detto che avevo una sindrome extrapiramidale che è uguale. E io, da quando ho preso la prima dose di levodopa, mi sono sentita subito meglio. Infatti sono tornata dopo un mese, ho detto: mi sento molto meglio, ma questo, dottore, penso che sia una cosa positiva ma anche negativa per quello che comporta. E in effetti da lì in avanti è stato verbalizzato e scritto che io avevo la malattia di Parkinson. Ho avuto molta paura. Quando ti diagnosticano la malattia di Parkinson, in realtà tu stai bene, nel senso che ancora hai dei sintomi che sono molto lievi, però la grande componente psicologica che porta con sé questa malattia compie delle modifiche per cui io mi sentivo guardata da tutti, avevo questo braccio che tremava e cercavo tutto, lo nascondevo sotto, di dietro, di lato. Prendevo le medicine sempre di nascosto da tutto, dai figli, dalle persone gli amici o comunque la famiglia. Era una vita d'inferno da un certo punto di vista. Mi sentivo diversa, ma ero io che mi sentivo diversa e che dovevo scendere a patti con questa cosa. La cosa più difficile è proprio la malattia di Parkinson che non si conosce, nel senso che la cosa più difficile è dover spiegare e dover far capire che, ad esempio, se io cammino in un certo modo non sono ubriaca, cosa che mi è stato detto spesse volte, o che se io vado al supermercato e sono lenta nel riempire il carrello o magari nel tirar fuori i soldi dal portafoglio, cioè magari, o se mi vedi camminare, magari adesso mi vedi camminare da qui a lì, io cammino benissimo, spedita, poi incontro la porta e mi fermo e mi blocco e mi viene un blocco. Una caratteristica della malattia è che se riuscissimo a informare molto di più, riusciremmo a vivere con molta più tranquillità, insomma. La famiglia è fondamentale, anche se la famiglia all'inizio è un carico grande per la persona che ha Parkinson. Tu devi spiegare anche ai tuoi familiari quello che sta succedendo. Noi abbiamo vissuto anni molto difficili. Se poi tu, come persona malata, riesci a comunicare nel giusto modo, e le persone, la tua famiglia diventa poi l'alleato più importante che tu hai. E la mia famiglia è questo. Mio marito è un po' la mia roccia, insomma, e anche se sono una che, diciamo, sembra che non mi debba mai appoggiare a qualcun altro, ma comunque lui c'è sempre. Quando ti diagnosticano il Parkinson, hai una perdita della tua identità completa, nel senso che improvvisamente diventi, non sai più dove collocarti. Quindi tu essere madre, donna, in questo caso infermiera che lavora, eccetera, non hai più questa collocazione come tutti hanno. E quindi il fatto comunque di essere una persona che lavora, continuare a fare le cose che fai, riuscendo magari a svolgere la tua mansione lavorativa in maniera più consona alle tue caratteristiche, è fondamentale. Quando cammino per la strada e vedo gli sguardi delle persone che mi guardano, come mi guardano, cioè, questo è lo stigma della mia malattia. La mia malattia ha a che fare con il movimento, ma non ha a che fare con il mio cervello funziona benissimo. L'autostigma è sicuramente anche questo molto presente, cioè noi dovremmo imparare a essere molto più
molto più liberi anche nel tremare in mezzo alle persone, ma io credo che anche vivere il Parkinson con una sorta di ironia e essere autoironici e ridere anche personalmente di quello che sono le caratteristiche della malattia è anche una cosa fondamentale, perché vivi il tuo essere comunque malato in una maniera che non hai uguali. Il Parkinson comunque è associato a una malattia delle persone anziane, e invece ci sono tante persone giovani che hanno il Parkinson, e incontrare delle persone che come me avevano questa malattia è stato veramente molto positivo da un certo punto di vista. Abbiamo fatto ad esempio la Run for Parkinson, che è una corsa che abbiamo fatto dove persone che avevano difficoltà fondamentalmente motorie testimoniavano la loro malattia con una corsa che era la Run for Parkinson. E abbiamo fatto questa scalata all'Etna, che è stata una cosa che quando ci penso non credo di averla fatta, perché è stata veramente durissima, ma un'esperienza incredibile veramente. Vari cammini nei vari Santiago piuttosto che in Italia, ecco, sempre volti a cercare di comunicare e far conoscere questa malattia che ancora oggi non è conosciuta. In questa scelta di lasciare la presidenza dell'associazione c'è un fatto che è accaduto che io racconto, perché comunque la mia vita è anche questa, e quindi nel 2015 mia figlia Greta è stata investita e non c'è più. È stato un impatto enorme sulla mia persona, sul mio Parkinson. Io sono stata molto molto male e ho perso anche proprio la mia tipica voglia di fare, nel senso che mi ha proprio trasformato l'esistenza, e è come proprio se avessi bisogno di un periodo in cui vivere solo per me stessa, quindi per me stessa, per i miei affetti, per mia figlia che era rimasta e per mio marito, quindi vivere in una situazione di introspezione quasi, quindi non c'era spazio per niente altro. La condivisione con altre persone secondo me è proprio la chiave di volta di avere una malattia come questa, che è una malattia cronica, neurodegenerativa, che quindi da quando ce l'hai, specialmente per quello che sono noi giovani parkinsoniani, dobbiamo convivere con questa cosa per un sacco di anni. La condivisione con persone che sono più avanti della malattia di te, ma che testimoniano con il fatto di essere comunque vitali, di fare una vita comunque più normale possibile, eccetera, è importantissimo, perché crea secondo me speranza per una persona neurodiagnosticata. La resilienza è una cosa che si impara secondo me, nel senso che il fatto di avere condivisione, il fatto di essere ad esempio un'associazione, dovrebbe insegnare alle persone, in questo caso prima alle persone che hanno Parkinson e poi a tutte quelle che le circondano, come fare, come reagire, come essere.